Le grandi passioni non si esauriscono. Dopo 2 anni con questo brand, Fiorentina e Mazda rinnovano un accordo che in realtà era già nell'aria e che era stato siglato a luglio, prima ancora che tutta la nuova stagione dovesse cominciare. Grazie per essere con noi a festeggiare il rinnovo della collaborazione, della partnership con Mazda. Uso il termine festeggiare non a caso in questa giornata, perché ovviamente il rinnovo del rapporto con il main sponsor per noi è un risultato importante, perché garantisce chiaramente continuità sia nei rapporti con Mazda che nei risultati aziendali. Un accordo dalle varie sfaccettature, il DS Pradè ne fa anche un punto di scaramanzia. Qui solo ed esclusivamente perché sono fortemente superstizioso. Si dice che è un sintomo di ignoranza, qualcosa, ma io sono veramente superstizioso. A me Mazda mi porta bene. Appena sono diventato direttore sportivo della Fiorentina, dopo neanche un giorno mi ha chiamato Andrea e mi ha detto: no, non è possibile che i nostri percorsi si ritrovano. Noi abbiamo fatto un percorso insieme alla Roma importante, dove Mazda era piccola piccola e la Roma era veramente in fase di ricostruzione. Mi è sembrata veramente una cosa simile in tutto e per tutto, e sono contento di ritrovarli. Sono delle persone serie, un marchio serio, delle macchine fantastiche, perché io poi le ho anche acquistate tutte le macchine che noi prendevamo in dotazione. Poi alla fine avevamo degli ottimi sconti e le abbiamo comprate quasi tutti, dai calciatori ai dirigenti. Mentre il presidente di Mazda Motor Italia, Wojciech, ne parla come in termini di partnership e non solo di sponsorship. Però io devo dire che noi neanche per un minuto non abbiamo pensato di poter lasciare il percorso con la Fiorentina. Perché? Perché ci siamo trovati assolutamente con le persone per bene, cioè con la società con quale basta un minuto di conversazione, anche in modo informale, per pensare dei progetti grandi. Basta dire del cartellino viola come proprio è nato questo progetto. E poi è vero, ci lega a contratto, ma ci lega poi, non esagerando troppo, ma ci lega proprio l'affetto, che penso che i servizi che noi otteniamo, anche le possibilità di presentarsi, di essere presenti a Firenze, escono proprio dal contratto. E noi assolutamente cerchiamo di ripagare a questa società, alla Fiorentina, anche in modo molto informale, con quello meglio che abbiamo. E poi non è solo una questione di accordi commerciali, ma anche di progetti e di visioni comuni. Così ne parla l'amministratore delegato Fiaschetti. Non è qualcosa di commerciale. Pensateci, sia la Fiorentina che Mazda hanno intrapreso una strada che è quella di proporre al mondo del calcio un nuovo approccio, un approccio più orientato verso il fair play. Ebbene, questo tipo di approccio non produce vantaggi né a Mazda né a Fiorentina. È un qualcosa di etico, qualcosa che abbiamo dentro, è qualcosa che ci unisce, è qualcosa che vogliamo portare avanti. E grazie a questo tipo di cultura, voglio ringraziare poi personalmente alcune persone, tra cui Gianfranco Teotino, Sara Conigliaro, Gianluca Baiesi stesso, i miei Roberto Pedrantonio, Maria Schiattarella, che continuamente tutti i giorni stanno lavorando su questo progetto. E di cartellino viola ha parlato anche Luca Toni, ospite a sorpresa, che ha poi risposto anche a domande sull'attualità e sul suo rientro in viola. Ma sicuramente penso che sia una bellissima iniziativa, perché visto anche il calcio che stiamo vivendo, premiare bei gesti o belle situazioni penso che sia una cosa molto bella, perché a volte bisogna dare anche risalto a bei gesti o a bei comportamenti, quindi penso che è una cosa molto positiva. Ma chiaro che allenandomi con i compagni, allenandomi con la squadra, spero, e parlando anche con i preparatori, penso di essere migliorato. Come ho detto, però, l'allenamento migliore è la partita, e quindi la partita sicuramente con la mia squadra è andata abbastanza bene, perché comunque sia ho fatto un tempo anche, penso, a un buon ritmo, e quindi considerando che mi ero allenato da solo la maggior parte del tempo, penso che sono stato contento, perché vuol dire che mi sono allenato abbastanza bene. Io qua, come ho detto, ho vissuto 2 anni stupendi, e adesso la Fiorentina viene da alcuni anni non bellissimi, quindi sarebbe bello
tornare insieme a toglierci quelle soddisfazioni che merita questa piazza.